Io sono molto vicina a questa condizione perché io l'ho provata sulla mia pelle, sono sia vittima di violenza e quindi di conseguenza violenza intesa anche in tutti i sensi, anche la condizione della donna, di quella che ai tempi della Grecia appunto costretta a rimanere in casa per un... È stata una sorta di liberazione quella che... Sì, sorta di liberazione, cioè ci sono trovata in tutto e per tutto con tantissime cose. Perché a volte si parla non soltanto di violenza fisica, purtroppo anche quella psicologica, magari con i figli al centro, insomma. E essere lì, lei qui presente questa sera significa molto anche magari per altre donne che la stanno guardando e che purtroppo sono vittime. Cosa vuole dire a loro? A me una cosa dicevano quando appunto raccontavo di quello che ho vissuto negli anni con questa persona, che sono stati tantissimi anni, 7 anni di violenza psicologica, fisica in tutti i sensi. E loro dicevano, ma com'è? Non riuscivi a liberarti? No, non ci si riesce a liberare. E nessuno ti può aiutare. La forza dove la si trova dentro? Sì, un po' la trovi dentro, un po' magari appunto, vabbè, mi ha aiutato tantissimo anche fare yoga, cercare altre scappatoie, un po' anche il lavoro, anche il fatto di essere un'attrice che comunque anche in questa condizione in cui vivevo non la vivevo neanche bene, però poi a un certo punto è arrivato un collega attore. E lui mi ha aiutata, anche perché liberarmi di questa persona significava non facile, cioè nel senso che dopo io subivo sempre di peggio. Invece lui, questo amico attore, è stato vicino a me, mi ha aiutata a non subire più quello che stavo subendo e di non avere più paura soprattutto. Quello bisognerebbe riuscire a non avere più paura, a contare soprattutto su se stesse e sapere che abbiamo una forza che è quella delle donne, che molto spesso non la riconosciamo perché siamo talmente sopraffatte da questa situazione. E poi c'è anche la debolezza proprio dell'affetto, cioè di voler per forza avere affetto. E poi un'altra cosa, cioè l'istinto. L'istinto, se dice che quella è la persona sbagliata, è inutile andare avanti e dire no, magari cambia, non cambierà mai. Quindi prima se ne viene fuori, meglio è. L'importante è uscirne vive, soprattutto.